Allora, buongiorno a tutti. Per il punto finale dal Festival di Sanremo sta arrivando la finalissima e quindi, come abbiamo detto ieri, ci si chiede chi vince. Naturalmente lo può sapere nessuno, però ormai tutti vanno verso i nomi che si sussurrano da qualche giorno: Il Volo, Neck, Malika, Dear Jack, quindi insomma i nomi che, anche se al Festival di Sanremo la sorpresa è sempre d'agguato, i nomi che si conoscevano da qualche tempo. E noi mandiamo sempre un pensiero di forza ad Annalisa, che è di Savona e che ha lavorato molto anche nelle nostre manifestazioni. A proposito di manifestazioni, voglio ricordare che alle 17 nel glorioso Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo Marco Dottore e Luca Viscardi presenteranno questa rassegna delle canzoni che hanno vinto il festival, con dei grandi artisti come Fasano, come Baldi, come Stragà e tanti giovani che meritano di essere applauditi. Chi a Sanremo venga, perché merita la pena di essere visto. È lo spettacolo che la città di Sanremo, la stampa number one, dedicano a tutte le persone che vengano a Sanremo che non possono entrare all'Ariston. È un pensiero per loro, legato sempre a Sanremo, perché tutti, appunto, come dice lo slogan di Carlo Conti, cantano Sanremo. A proposito di Conti, il suo festival ormai è decollato definitivamente, ascolti da record anche ieri sera, la formula del mediano, consentitemi per l'ultima volta questa battuta, ha vinto. Volendo proprio, come devono fare tutti coloro che fanno il mio mestiere, avere un appunto, e un po' anche alla giuria che abbiamo visto in sala, insomma, che sono grandissimi, competenti, però forse è una giuria un pochino vecchia, nel senso che se vogliamo girare e se vogliamo un festival dedicato ai giovani, perché i giovani sono il futuro, forse bisogna cambiare un po' di mentalità e di giuria, anche se musica per i giovani certamente nel Festival di Conti ce n'era tanta.